Ma benissimo ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video sul mio canale, sono Zach Remo Design. E quanto tempo era ragazzi, volevo dire questa frase in un mio video, perché ragazzi dovete sapere che ci sono mancato per questo periodo di tempo, 2-3 settimane, non mi ricordo nemmeno quanto tempo è che non faccio video. Mi manca veramente tantissimo fare anche live ragazzi, però purtroppo non posso in questo momento. È anche per questo che non vi sto portando un video da console, ma vi sto portando un video, poi vedrete come. Praticamente oggi vi porto dal titolo un metodo che io non posso mostrarvi perché ho la sim bloccata del telefono e... cioè vi faccio vedere. Ecco, vedete lì c'è scritto nessun servizio ragazzi, nessun servizio, perché io non faccio la ricarica al telefono da non so quanto tempo. È una cosa incredibile questa cosa, però è vero, io non faccio la ricarica al telefono perché non mi interessa chiamare le persone, perché le chiamo su WhatsApp e cose del genere. Non mi prendete per tirchio perché non lo so. Comunque fatto sta che non ve lo posso dimostrare perché devo ancora capire bene come funziona, però ve l'ho voluto portare, cioè so come funziona, si capisce più o meno, però devo ancora mettermi a tradurlo perché mi scoccio, cioè diciamo in linea di massima di tradurlo, e perché questo qua parlava anche benissimo in inglese, quindi cioè per farvi capire. Comunque, fatto sta che prima di iniziare con il tutorial devo farvi una premessa. Prima cosa mi scuso, come ho già detto. Come seconda cosa, volevo dirvi che se questo video raggiunge i 300 mi piace entro domani, 300 mi piace ragazzi, porterò in live insieme a voi iscritti, cioè in live con voi, partite su Fortnite, FIFA e cose del genere. Però solamente se raggiungiamo i 300 mi piace, magari su Pro Club insieme. Ci divertiremo tantissimo perché ho deciso di dedicare più tempo a voi e far rendervi più partecipi magari nelle live, nei video, perché mi piace molto Fortnite, ci sto giocando molto, quasi più di FIFA, cioè FIFA ci gioco solo per la weekend, e quindi volevo portare insieme a voi Fortnite. Quindi raggiungiamo i 300 mi piace ragazzi, 300 mi piace entro domani e lo porterò in live insieme a voi. Quindi questa qui era la mia premessa. Seconda premessa, per partecipare alle live insieme a me su Fortnite, su FIFA, su qualsiasi cosa, se volete partecipare insieme a me a una mia live sul canale, in live ovviamente, mi dovete seguire su Instagram e poi da lì a casualmente sceglierò delle persone per giocare insieme a me, per parlare insieme a me. Quindi in descrizione ZachRemoYT, seguitemi ragazzi e scrivetemi perché io rispondo a tutti, veramente moltissimi iscritti, ci parlo quotidianamente. E niente, direi di poter iniziare con il video. Allora, praticamente da dove ho visto questo diciamo trucco hack glitch, anche se ne avevo già sentito parlare, però non l'avevo mai visto praticato questo glitch, praticamente da un canale che si chiama Su TV. Magari vi lascio un video sotto in descrizione. Ah, altra premessa ragazzi, io non vi sto dicendo fate questo metodo perché è una cosa sbagliatissima. Non fate questo metodo, è solamente per informazione, è solamente una cosa per farvi capire. Io appunto non lo uso perché non mi interessa usare questo glitch, altrimenti non mi divertirei a FIFA, non ci sarebbe non ci sarebbe divertimento. Ecco, comunque, non vi invito a farlo, è solamente un video dimostrazione per farvi capire che queste cose esistono e non è tutta una cosa mentale. Esistono veramente queste persone che fanno questi glitch. Lui in questo video, diciamo, lo usa per sbloccare Lukaku, quello lì, Pot Glory, quindi ci fa capire che la cosa funziona ancora adesso. Lui praticamente, da quel che ho capito, fa dei giveaway per i suoi iscritti. Qui ci fa... allora, dall'inizio del video lui ci spiega che praticamente dovete... ci fa capire proprio come si fa. Lui esce da FIFA, praticamente va sulle impostazioni network e praticamente lui connette la PlayStation al hotspot del telefono. Per questo vi dicevo, non me lo posso far vedere, perché connette il telefono al 3G del telefono. Da quel che so io però serve tipo un gestore telefonico specifico, se non mi sbaglio, qualcosa del genere. Comunque mi devo informare meglio, però da quel che so si potrebbe fare anche normale. Lui ci fa vedere qui che usa questi DNS personalizzati 8888844. Poi non sono, porca puttana, un informatico e non so precisamente cosa si riferisca. Quindi io se lo facessi seguirei le sue cose lettera per lettera. Lui adesso ci fa vedere qui
come farma partita, vi fa vedere Lukaku. Questa qui è la sua squadra, ci sta come squadra, anche se gli esterni, cioè poi ci dici Saul, cioè non è che tutti sti soldi di Suarez, faceva una bella BPL come la tengo io, porca puttana. Comunque lui ci fa vedere che poi dall'inizio partita mette Marcelo, comunque me ne frega un cazzo, lo mette in panchina per fare a fare 80 di valutazione alla squadra e non 81, quindi ripperino, triggerino. Fatto sta che lui adesso inizia la partita. Guarda qua il suo avversario, io già l'ho visto in uno squadrone questo, porca puttana, Kimmich ce lo vorrei provare. Ramos, Lardup, bella squadra, Larsson. Comunque, 45esimo, bam, Payeder, oh, ribattuta, gol in mezzo, bam, disconnesso. Ragazzi, questa cosa è vera, si mette anche a ridere lui giustamente. E praticamente da quel che ho capito, lui praticamente una volta che segna fa partire una telefonata, da quel che ho capito, una telefonata a qualcuno, e praticamente gli disconnette la partita e vince. Poi non so se l'avversario gli dà la sconfitta oppure no. Comunque, fatto sta che adesso si fa pure la finale. Jesus 83, Larsson, Firmino, Dembélé, Bakayoko, Farrus e poi altri non ho visto perché sto video specializzato. Comunque, fatto sta, Ben Yedder in mezzo, ribattuto, oh, pare, guardate adesso cosa fa. Adesso lui prende il telefono e fa vedere che sta telefonando, si vede chiaramente il logo del telefono che attacca, quindi dice praticamente che si deve fare la telefonata per un secondo e poi ti dà la vittoria praticamente. Ok, bravo, sei forte. Bravissimo. E così finisce il video, ragazzi. Questo è il metodo dei crediti, vicino dei crediti infiniti, di tutte le vittorie in Weekend League. Questa cosa dovrebbe funzionare in Foot Champions, draft, stagioni e tutto. E praticamente rovina un po', rovina il gioco. E purtroppo FIFA, con tutti i soldi che guadagna, dovrebbe risolvere queste cose. Io personalmente non lo uso e non mi interessa usarlo, perché veramente la Weekend League è una cosa che dovrebbe essere giocata da tutti. E oltre a bestemmiare ci dovremmo anche divertire per le nostre vittorie personali, perché è una cosa competitiva. E niente, non dovrebbe essere usata come glitch. Niente, io direi che per questo video può essere tutto. Il mio ritorno sul canale finalmente c'è stato. Mi raccomando, ragazzi, 300 mi piace se volete il video di Fortnite insieme a me in live. Niente, io direi che per questo video può essere tutto. Noi ci sentiamo ad un prossimo video. Ciao a tutti.